Ma cosa pensavate? Che perché avevamo perso il primato in classifica, il nerd rosso-nero spariva dalla piattaforma con la coda fra le gambe? No, no, io sono milanista, io so perdere, so avere la mia dignità anche dopo un sorpasso. Non come altre squadre, non come altre difensorie che dignità non ne hanno punte. Detto questo, mi gira il cazzo perché dopo 2 mesi che sei lì e il posto, ma ti ci abitui, ormai è tuo, no? E averlo perso per una prestazione disastrosa in quel modo, rompe coglioni, fa male, però alla fine, giustamente, se perdi, ti attacchi a questa ceppa e quindi ti sorpassano. Sento già loro parlare, siamo nel posto nostro, quello che ci aspetta di diritto, quello in cui noi dovevamo essere già prima. Ma se siete stati 2 mesi dietro il culo nostro, che vi aspetta di diritto? Siete pagliacci anche quando siete primi. Dai, cioè, 2 mesi per fare un sorpasso, maremma maiala. Vabbè, cioè, però io voglio parlare di noi, non di quell'altri. Detto questo, io voglio pensare che quello che abbiamo visto a Spezia era una parentesi, un qualcosa, il punto più basso della stagione, perché penso che meglio di così non può esserci, e quindi ci sarà stata una preparazione un po' particolare, perché dai, 7 tiri manco uno allo specchio della porta, non abbiamo vinto un contrasto, la squadra è stata completamente sorclassata dalla Spezia, che vuole la prestazione, ma è la Spezia, quindi il punto più basso l'abbiamo già toccato, da qui c'è solo da rialzarci, no? Quindi cominciamo però partendo dalla Stella Rosa. Questo messaggio anche per i miei followers bellissimi, che sono più belli, i miei followers sono i più belli di YouTube, e sono intelligenti. Detto questo, dicevo, pensiamo alla Stella, il derby no. Sì, è il derby più importante degli ultimi 8 anni, cioè questo è il derby dei derby di questo decennio. E abbiamo capito questa cosa, sì, va bene. Ma abbiamo una partita da giocare ancora. In Europa League, che conta, è un trofeo anche questo, e quindi in mente a quella. Pensiamo a quella. E Spezia sembrava una partita in cui avevamo snobbato. Mi pare, sembrava così, al verso di fuori, ma sono convinto che non penso proprio. Noi non snobbiamo nessuno, e penso che non snobberemo nemmeno questa stella. Cioè, vincere aiuta a vincere, anche con una prestazione convincente, quindi, cioè, io avrò fiducia o sarò preoccupato non ora per quello che abbiamo visto a Spezia. Secondo me è una parentesi particolare. È la somma di tutte le difficoltà che abbiamo avuto. Probabilmente così. Ma la prestazione, perché ripeto, puoi vincere e puoi perdere nel calcio. Bisogna saper vincere e bisogna saper perdere. Ma le prestazioni contano e l'importante è quella. Se tu fai una prestazione da Milan, l'ultimo Milan che abbiamo visto non conta secondo me, ma una prestazione come siamo abituati noi, io vado tranquillo e sereno a giocarmi al derby. E comincerò a pensare al derby. Al momento voglio vedere questa Stella Rossa e come giochiamo, che intensità mettiamo, come tecnicamente la prepariamo. Cioè, la Stella Rossa è una partita importantissima, soprattutto in questo periodo della stagione. E come siamo messi fisicamente? Probabilmente è la chiave, ok, di un successo o di una sconfitta al derby. Quindi, ragazzi, non pensiamo al derby, il derby è ancora lontano, pensiamo alla partita più vicina, quella con la Stella Rosa, ok? Poi, ragazzi, c'è stato il sorpasso. Amen. I conti si fanno alla fine. Non facciamo come loro che sono già andati alla Lega, buttano porta, sbussano, ma scherza, ma me lo dai lo stemma sulla maglia? Allora hanno detto, ma che stemma vuoi? Cioè, vuoi già lo scudetto? A febbraio? E loro sì, perché sai, abbiamo battuto la Lazio, siamo primi. Ah no, deve finire deve finire il campionato. Deve finire il campionato. Già sono lì che bussano la porta che vogliono lo stemma. Deh, fa finire il campionato. Fa finire il campionato, va bene? Like, iscrizione e campanella. Alla prossima dal nerd.